La prima uscita stagionale del Pescara va agli archivi con gli 8 gol rifilati alla Delfino Flacco Porto, squadra del campionato di eccellenza, e con una buona dose di applausi e di entusiasmo dei circa 500 spettatori che hanno assistito dalla tribuna del Campo degli Angeli di Palena al galoppo della squadra di Luciano Zauri. Per l'occasione l'allenatore biancazzurro ha tenuto a riposo diversi elementi acciaccati dopo la prima settimana di lavoro in ritiro. C'era grande attesa per vedere la prima in biancazzurro di Cristian Galano, fiore all'occhiello della campagna acquisti condotta dal presidente Sebastiani e dai direttori Repetto e Bocchetti, ma l'ex Bari, Vicenza e Foggia ha svolto lavoro differenziato per un risentimento al comparto mediale di una gamba, così come in via differenziata hanno lavorato anche Scognamiglio, Memusciai, Balzano, Fiorillo e Bruno. Assente per motivi di mercato anche il difensore Marco Perrotta, che ha lasciato definitivamente Palena e il Pescara per raggiungere Bari, sua prossima squadra. Niente partita e lavoro individuale per Maniero e Campagnaro, così nel primo tempo davanti a Farelli sono scesi in campo Zappa, Bettella, Celli e Del Grosso, mediana con Busellato, Brugman e Tabì, e trio d'attacco con Di Grazia e Marras ai fianchi di Tumminello. Tre le reti in una prima frazione dove si sono messi in evidenza il terzino scuola Inter Zappa e l'ivoriano proveniente dall'Atalanta Tabì, in gol con una poderosa progressione. Prima di lui avevano aperto le danze il capitano Brugman su rigore e Marras. Nel secondo tempo 4-4-2 con Vitturini, Ciofani, Marafini ed Elisalde in difesa, poi Ciscon, Diaye, Ventola e Crecco, in avanti Bunino e Borrelli, anche se la partita di Bunino è durata appena 8 minuti, lasciando il campo a Di Grazia per un fastidio muscolare. 5 le marcature nella seconda parte con il baby Borrelli e poi Di Grazia, Crecco, gol anche per la Delfino del tecnico Guglielmo Bonati con Tine e poi Cisco e ancora Di Grazia su rigore per il definitivo 8-1. Quindi applausi finali, il tutto sotto lo sguardo attento del presidente Daniele Sebastiani, salito per la prima volta a Palena dopo una settimana intensa sul fronte mercato. Luciano Zauri si è anche intrattenuto con alcuni tifosi dopo l'amichevole. In serata poi la presentazione della squadra nella piazza centrale del comune del Sangro Aventino. Quella di oggi è giornata di riposo e da domani riprenderà la seconda e ultima settimana di lavoro che chiuderà il ritiro. Già fissata l'amichevole di giovedì, ore 17, sempre a Palena, contro la Renato Curiangolana. Domenica probabile test contro una Parigrado, la neopromossa Juve Stabia, che è in ritiro nella vicina Rivisondoli. Nel primo pomeriggio poi si è svolto il sorteggio del tabellone di Team Cup con il Pescara, che entrerà in scena nel secondo turno di domenica 11 agosto, ospitando allo stadio Adriatico Cornacchia la vincente del match tra Siena, Serie C, e Mantova, Serie D, che si disputerà domenica prossima, 4 agosto.